Sì, grazie direttore. Noi siamo in diretta dal Vallenzuca di Francavilla con il direttore sportivo della formazione giallorossa Paolo D'Ercole. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato il nostro invito in diretta al TG8 per cercare di capire il perché di questo ricorso che avete presentato contro il risultato finale, contro l'omologazione del risultato con il Campobasso. Il ricorso volevo specificare che non è per il risultato, è perché comunque c'è stato un errore chiaro dell'arbitro che ha espulso un giocatore, Nazari, anziché l'autore del fallo incriminato che era Alessandro Di Renzo. Di conseguenza, per rispetto anche del ragazzo che vuole continuare a lottare per i nostri obiettivi, abbiamo fatto un ricorso per errore tecnico, quello che si suol dire errore tecnico. E quindi chiaramente chiedete che non venga omologato il risultato della partita? Il regolamento parla, dice questo, quindi adesso attendiamo l'esito finale che dirà il giudice sportivo. Quali saranno i tempi? Ma io penso che prima di una settimana di 10 giorni non ci sarà risposta. Prima ci sarà il nostro ricorso, poi sicuramente ci sarà il contro ricorso della parte del Campobasso e poi alla fine si arriverà al dunque. Quindi sostanzialmente il risultato finale 2-1 sul campo per il Campobasso, voi chiedete che non venga omologato questo risultato e venga rigiocata la partita per errore tecnico? L'errore è palese, anche perché noi abbiamo perso un giocatore importante, abbiamo dovuto cambiare in corsa anche lo schema di gioco perché abbiamo dovuto inserire un centrale under al posto di un attaccante per difenderci quando potevamo tranquillamente rimanere con la formazione in campo se fosse stato espulso il terzino avendo già tre centrali. D'Ercole, da indiscrezioni, possibilità che il ricorso venga accolto? Speriamo che la giustizia faccia il suo decorso. Chiudiamo, prima di restituire la linea al nostro direttore, guardando un po' al prossimo impegno di domani contro un Montegiorgio che nell'ultimo turno è andato a vincere da Vezzano. Montegiorgio è una delle formazioni più in forma del momento, ha fatto, se non sbaglio, le ultime 6 partite 5 vittorie e un pareggio. È una squadra, come tutte le squadre nel giorno di ritorno, cambia completamente il campionato, da prendere con le pinze, e noi dovremo andare lì a dimostrare di essere più forti. Io ringrazio il direttore sportivo della Francavilla Paolo D'Ercole. Direttore, ti restituisco la linea ricordando che domani ci sarà il turno infrasettimanale del campionato di Serie D Girone F. La Francavilla, come detto, impegnato in trasferta sul campo del Montegiorgio, ma direttore con la testa a quello che potrebbe decidere il giudice sportivo dopo il ricorso che avete presentato e che ci ha spiegato ai nostri microfoni studio.